È passata quasi una settimana dalla sera di giovedì 25 gennaio quando sono scomparsi i due giovani olbiesi, Carol Cano di 17 anni e Giuseppe Contini di 15 anni. Ad oggi nessuna novità, nonostante qualche segnalazione che ha condotto le forze dell'ordine, amici e parenti, prima nell'area vicina a via Barcellona e poi nelle campagne della città a Cabo Abbas, ma di Carol e Giuseppe nessuna traccia. I telefoni sono spenti e le famiglie disperate continuano a lanciare gli appelli sui social nella speranza di avere informazioni utili. Le ricerche sono state anche ad altri comuni vicini ad Olbia. Della loro scomparsa se ne sta occupando anche la trasmissione Chi l'ha visto. Ancora non ci sono novità, si stanno muovendo in vari punti, però ancora tracce dei ragazzi purtroppo ancora non ce ne sono. Niente, volevo mandare un appello a Caro, se stai guardando o in qualche modo ti fanno vedere questo appello che sto facendo, ti prego, siamo disperati. Non viviamo più dal giorno che sei scomparso. Io e tua sorella ti sta cercando in mare e monti. Torna a casa, ci manchi tantissimo. Qualsiasi cosa che tu pensi che avete fatto, che a te sembra gigante la cosa, no? Tutto si risolve. Chi le sta proteggendo a questi ragazzi? Volevo dire che mio figlio purtroppo non sta bene. E ha bisogno di cure, deve prendere i suoi farmaci. È scoperta ormai oggi 7 giorni e ha bisogno di cure, Carol. Deve prenderle per forza. Mettetevi una mano nel cuore e chissà deve parlare e riportarli a casa questi ragazzi. Questo chiedo. Sono una mamma disperata. Riportatemi mio figlio a casa. Non ce la facciamo più.